Bentornati in questo nuovo episodio di Assassin's Creed 1. Se vi siete persi l'episodio precedente o gli episodi precedenti, potete tranquillamente trovarli qui sul mio canale nella sezione playlist, dove troverete anche tutti gli altri giochi che ho portato e che sto portando. Detto questo, prima di cominciare, devo dirvi due cosette. Uno, inerente al mio canale, ovvero che probabilmente per questioni di tempo, si può dire così, la pubblicazione dei video diminuirà di qualche giorno, perché come sapete, come vedete, appena entrato sul mio canale c'è un bellissimo calendario che potrebbe migliorare a livello di grafica, di qualità, ma faccio tutto io da sola, quindi ci può stare come cosa, ma dettagli. Vedete che io pubblico 7 giorni su 7. Questa cosa viene facile quando si fa solo questo. Non facendo solo questo nella mia vita attualmente, perché ho iniziato anche a lavorare, mi viene abbastanza difficile. Cioè, del tipo che io lavoro, finisco di lavorare, torno a casa, registro, edito e pubblico. Negli ultimi giorni è stato un grandissimo delirio, del tipo che stavo completamente sclerando. Perché? Perché io tengo così tanto il mio canale, ci impiego così tanto tempo per fare le cose e ci metto tanta passione perché è comunque un hobby che ho e vorrei che magari in futuro diventasse il mio lavoro. Chissà, non lo so. E quindi diciamo che faccio tutte queste cose perché è un obiettivo, perché mi piace, perché è il mio hobby e perché amo giocare, perché mi piace fare video e tutte le cose che ci sono dietro a questa cosa qui che io sono ancora all'inizio, ma dettagli. Quindi diciamo che ho riscontrato vari problemi, ma semplicemente nelle tempistiche, nel registrare, editare e pubblicare. Visto che comunque quando uno entra sul mio canale vede scritto tutti i giorni alle 20 nuovi video, cosa che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane avviene e non avviene, a me questa cosa non piace perché mi piace fare le cose in modo regolare, in modo lineare, tutto bene. Ma ovviamente andando a lavoro, tornando a lavoro, registrando, editando e poi facendo tutto in modo limitato, ovvero che non dovrei sbagliare niente, cosa che in realtà capita e quindi quello crea tutto un squilibrio allucinante a livello di tempo. E quindi ci ho pensato, in realtà ho parlato anche con il mio ragazzo, quindi saggio il mio ragazzo che mi dà questi consigli, ascolto il mio saggio e uomo d'amore. Ascolterò il mio boys, il mio amico di tutto il mio amore e provo a diminuire la pubblicazione di video. Devo capire un attimo perché, come sapete, porto giochi come Assassin's Creed, Tomb Raider e poi ne porterò altri e anche giochi per mobile, quindi cioè, ci sono due cose differenti. Quindi devo capire un attimo come riorganizzare il tutto. Però, per il momento, attualmente, finché non riuscirò a trovare una quadra, magari in futuro bombarderò il mio canale di video, ma magari, nel caso, diminuirò per riuscire a rendere tutto un po' più regolare, un po' più costante. E quindi questo. Tornando ad Assassin's Creed 1, nell'episodio precedente, praticamente cosa abbiamo fatto? Ci siamo trovati a dover affrontare una nuova missione. Chissà quante altre ne affronteremo, ma questo lo scopriremo solo giocandoci. Detto questo, abbiamo iniziato questa missione, abbiamo visto due nuovi posti. Siamo andati da Tamir che ci ha detto di esplorare la città in cui stiamo attualmente. E ovviamente, come sto pensando di voler fare, di fare molte cose al di fuori della registrazione. Se poi voi volete vedere tutto, qualsiasi cosa, fatemelo sapere nei commenti, allora farò tutto passo per passo, ma cioè qualsiasi cosa, se devo fare delle missioni le faccio vedere complete. Fatemi sapere, se no vedrò poi andando avanti col gameplay. Detto questo, direi di cominciare e di sperare che il PC non ci abbandoni esattamente durante la sessione game. Allora, quindi detto questo, ora c'è il nostro Tamir. E direi di andare a vedere il posto. Devo allontanare il telefono perché ho paura che vibri troppo. Ti toglierò le mani. Ok. Stavo togliendo il telefono perché ho paura che con la vibrazione disturbi la registrazione, perché non è già Ladro successo. schifoso. Ok. Apriamo la mappa e vedete quante cose ci sono? Ho abbassato la risoluzione perché si blocca. Comunque, vedete quante cose ci sono? Bene. Da quello che ho capito,
per andare avanti bisogna fare queste missioni qua, se non sbaglio. Quindi direi di darci da fare e iniziare a capire cosa fare. Va, la parte più vicina è questa, quindi andiamo. Muori, ladro! Sui tetti, perché io sono una persona spericolata, anzi di più. Magari chissà, troviamo anche bandierine e bandierone. Il coso sta aumentando, quindi sto sbagliando direzione. Ok, ah, quanto mi mancava fare la spericolata. Ok, vuol dire che allora sta cosa è sui tetti. Ops. Andiamo. Comunque, ritornando all'episodio precedente, la parte iniziale dove dovevo fare tipo il tutorial del combattimento con amici, non amici, come cavolo si chiamavano, perché dovevo allenare qualcuno, non capendo quali tasti toccare, non riuscivo ad andare avanti perché è bello, salutiamo il gioco che si blocca. Perché non ho schiacciato i tasti giusti, quindi ci tornerò poi più avanti, vediamo. Qua continua a perdermi. Vabbè. Ma è qua sto coso. Allora, ok, il punto è questo, no? Ti aiuterò, non temete. Salve, amico mio, vi trovo bene. Dopo aver capito che non dovevo fare niente, dopo 10 minuti andiamo qui. Prova informatore, corsa sui tetti. Per me sarà molto complicato. Allora, sto avanzando nella direzione sbagliata. Quindi andiamo. Continua a sbagliare. Vai che corri, vai che vinci, vai che vinci. La missione la so già fa. Datemi il premio, per favore. Che la so già fa. Per favore. Ok. Immagino che devo stare sul tetto perché sera. Eccoti. Salute e pace, Altair. Stai cercando informazioni per eliminare Tamir, giusto? Temo di non poterti aiutare. Ma Bair forse sì. Non dovrebbe essere molto distante da qui. Ci sono. Ok. No, sto sbagliando direzione. Ok. E guarda te! Dai che abbiamo minuti contati! Ce la farò, ce la farò, ce la farò! Sì, è giusto. No, se no cado e ci metto troppo. Dai, veloce, veloce, che abbiamo poco tempo. Si diresse a Nor, chiedendosi che ne 107, sarebbe 105, stato delle 104. sue. Mamma mia, che ansia. Il tempo che scorre. Ah! Ah, immagino che il tipo sia sul tetto. Penso. Ora dobbiamo cercare, no? Dopo arrivo, signora, dopo arrivo. Mi faccia finire la missione. Per favore, mi faccia finire la missione. Ok. Qua. Tiranno contro la volontà di Dio Madonna, e raga. devono pagarne il No, no, tiro. no. Dai, Dovunque perché? vadano, Tempo ci lasciano contato. dietro una scia di Mannaggia. sangue. Corri. No, 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 sto sbagliando, ca. Niente. Ok, 29. Perché si è fermato, mannaggia? 21, 20. Dai. Oddio, dov'è? Dov'è il tipo? Dov'è il tipo, per favore? E quindi? No, no! Ma di nuovo ho sbagliato, mannaggia, no! È qua? Sì, l'ho trovato! Dunque, te che hanno mandato, Madonna, che eh? culo! Scelta interessante, ma non sta a me giudicare. Il Rafik mi ha chiesto di tenere d'occhio il souk controllato da Tamir. Ecco ciò che ho appreso. C'è un gruppo di fomentatori che si raduna presso l'uscita sud-est. Loro e le guardie non si vedono di buon occhio. Trova il modo di ottenerne la fiducia e potrai contare sul loro aiuto. Trovo aiuto in città per. Ok, la fuga. Sto provando a capire dove stanno i sottotitoli, ma non riesco a trovarli, quindi devo vedere poi nella schermata principale del gioco, quando. Sì, prima di giocare c'è la schermata con il titolo del gioco. Vediamo se mi esce qualcosa, però dubito anche perché è la stessa identica cosa di quello che ho appena fatto, quindi boh.
Dopo aver completato questa missione, direi di andare qua al punto panoramico. Con la scusa, colgo l'occasione di farlo, visto che sono qui. E poi andiamo avanti. E poi questo continua a lamentarsi. Quindi il punto panoramico sarebbe questo? Non ho capito. Sì. Dai, dai. Queste cose facili e veloci mi fanno impazzire. Le adoro troppo. Vai. Ok. Io stavo per saltare. E questa cosa, questa mossa qui avrebbe complicato il tutto. Oh. E andiamo. 3, 2, 1. Bloccati. No, non si è bloccato. Si blocca mentre salta, già lo so. Quanti ne mancano? Ah, dai, pochi. Opla, non si è bloccato. Non ti bloccare allora. Bravo. Poi, cos'altro c'è qui? Spionaggio, visto che siamo vicini. Perché non farlo? Si è bloccato, bastardo. Si blocchi ora. Cazzo. Piano. Ok, senti su una panca. Ok, sono troppo vicina. Mi sa di sì. No, non devo andare lì fra. Devo spiare quei due. Ok, forse lì. No, piano, piano, no, piano, per favore, devo fare le missioni. Ok, dove sono quelli là? Ok, perfetto. In teoria sì, è giusto, Ti dico che sono i topi? No, i bambini! Li ho sentiti ridere. Topi o bambini, comunque sia, nuoce ai nostri affari. Tutto quel rumore. Bisognerebbe salire su quelle travi e sbarazzarsene. Chissà come fanno a salire lassù. Dal cortile centrale, molto probabile. Dovremmo chiedere alle guardie di controllare. Ah, sono troppo occupate a lustrare il deretano del loro signore. Finito di parlare? Sì. Ok, indagine completata, è possibile accedere alle travi. Ok. Ma perfetto. Tutto perfetto. Dopo aver spiato la gente, andiamo. Continuiamo. Ah, quindi posso iniziare la missione. Grandissima cosa. Quindi direi di allora, iniziare la missione e poi le altre cose me le farò da sola. E dove vai? Posso farcela. A quanto pare avete le idee chiare. Allora, vorrei essere veloce come Flash in questo momento. Mannaggia. No, perché cazzo è caduto? Zio Faustix. Ah, è bollente sto caffè, mannaggia. Ah. Sono qui davanti a voi per lanciare un. Ottimo, Se anch'io lo Riccardo penso. dovesse prendere Jaffa, non ci sarebbe modo di fermarlo. Bene, non Marcerebbe sono con te. carrepata. Continua ad Ma aumentare. prima che ne abbia l'opportunità, Mannaggia. Tutti quella città è nostra e lo è che mi sempre stanno stata. guardando che faccio la spericolata. Scusate, scommetto che vi Piano. serve. Troverete qui Via qualcuno questi di vasi, rara andate stampa. via. Ok, andiamo da Tamir, vediamo che cosa ci dirà in questo periodo. No, Sporco scusa. cieco! Oddio, fa. Che palle. Sbagliato. Indietro! No. Vabbè. Naggio. Ok. Dopo aver fatto una piccola strage, se questo pigeon ha tendenza di andare, possiamo continuare.
verso la missione. No, ho sbagliato strada prima. Come osi rubare mia presenza? Ok. Sono arrivata, perfetto. Come osi rubare mia presenza? Hanno rubato. Ok. Che abbia inizio la missione. Altair, benvenuto, benvenuto. Ho fatto ciò che mi hai chiesto. Ora dammi il segno. Ogni cosa a suo tempo. Dimmi cosa sai. Tamir controlla il Sukh al-Silah. Sta facendo fortuna con la vendita di armi e armature, e molti lo sostengono in questo. Fabbri, mercanti, finanzieri. È il più grosso mercante di morte della regione. Hai escogitato il modo per liberarci da quell'impiastro? Si terrà un'assemblea al Sukh al-Silah per discutere di un'importante vendita. Dicono che sia il più grosso affare che Tamir abbia mai fatto. Sarà distratto dal lavoro. Colpirò allora. Il tuo piano sembra sensato. Ti do licenza di andare. Sia fatto il volere di Al-Mualim. Al-Mualim, che io chiamo El-Mualim. Puoi rimanere qui finché non sei pronto. E noi andiamo, sono pronta, prendiamo a Tower. Quindi? Ah, ok. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. Ma stava dormendo. Ok, ho la nostra condizione di armi, è il momento di colpire. Ok, ok, ci sono. Sono arrivata. Che bello, finalmente. Devo scendere, immagino. Bellissimo. Dov'è? I numeri non cambiano nulla. Ah, ci sono. I tuoi uomini non sono riusciti a rispettare la consegna, perciò io ho deluso il mio cliente. Ma ci serve più tempo. Questa è la scusa dei pigri o degli incompetenti. Tu cosa sei? Nessuno dei due. I miei occhi dicono altrimenti. Ora dimmi, che cosa intendi fare per risolvere il nostro problema? Quelle armi servono adesso. Non vedo soluzione. Gli uomini lavorano giorno e notte, ma il tuo cliente chiede troppo. E la destinazione è una strada difficile. Vorrei che fabbricassi armi con la stessa abilità con cui fabbrichi scuse. Ho fatto il possibile. Non è abbastanza. Allora forse chiedi troppo. Troppo? Ti ho dato tutto! Senza di me saresti ancora a incantare serpenti per qualche moneta. In cambio ho chiesto solo di rispettare l'ordinativo che ti ho dato. E dici che chiedo troppo? Come osi mancarmi di rispetto? Calma, Tamir. Non volevo insultarti. Allora ti conveniva tacere! No, fermo! Fermo? Ho appena cominciato. No, fermati. Entra in ritardo. Sei venuto nel mio Sukh, davanti ai miei uomini. E hai usato insultare me. Tu l'ha massacrato, suo povero cristiano, mannaggia. Persona brutta e cattiva. Brutta e cattiva. Lascialo lì. Ma oddio. E sia di lezione a tutti voi. Logicamente l'acqua diventa roscia. Pensateci due volte prima di dirmi che non si può fare. Ora tornate al lavoro. Che devo fare? Ah, punto di controllo raggiunto. Devo seguirlo, quindi. Non sto capendo. Patetico, decisamente patetico. Dove ha imparato il mestiere? Ma poverino, ma perché deve essere così crudele sto stronzo? È invendibile. Fondila e riprova. E se questa roba risulta ancora scadente, si attacca questa? Tu a finire nella forgia. Ah, mi stai chiedendo i soldi? Ma no, sono povera. Non li ho per me. Ci sono pure questi che chiedono i soldi. Ma no, vai via, vai. No, ma dai, non ci credo. Mannaggia questa che mi ha distratto. Mi ha chiesto i soldi, mi hanno beccata. Ma no. Oh mio Dio. Ah. Sì che non avevo manco capito la missione. Ma ok, va bene. Andiamo bene. No. Ma dai, non voglio morire di momento. Basta. Di nuovo, cazzo. Recupera, ti prego. Recupera un po', ti prego.
No, ho sbagliato. Oh, mannaggia. Sto recuperando, sto rimontando, sto rimontando. Ok, ce l'ho fatta. Che bello. Ce la sto facendo. Bene, bene. E andiamo. Inarrestabile. Quanti sono? Oh, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. È stato un parto. L'ennesimo parto. La pace. La pagherai per questo. Tu e i tuoi simili. Sembra che siate voi il solo a pagare, amico mio. Non trarrete più profitto dalla sofferenza. Mi hai preso per un mercante di morte qualunque, un parassita della guerra. Strano bersaglio, non trovi? Perché io, quando tanti altri fanno lo stesso? Vi considerate differente, dunque? Oh, ma lo sono. Già che servo una causa ben più nobile del mero profitto. Come pure i miei fratelli. Fratelli? Ah, credi che agisca da solo? Sono solo una pedina, un ruolo da interpretare. Presto conoscerai gli altri e non gradiranno quello che hai fatto qui. Bene, sono ansioso di sbarazzarmi anche di loro. L'orgoglio ti distruggerà, ragazzo. E fu così e morì Amir. Perfetto, abbiamo ucciso questo bellissimo uomo. Abbiamo concluso. Ah, ok. Devo tornare. Ok, bene. Ok, scappiamo via. Ok, mannaggia. Dai, non voglio crepare ora. E guardalo qua. Guardalo qua che mi cade. Momento sbagliato. Andate via, vi prego. Madonna. Cos'è? Perché non salta? Perché non salta? Sto scemunito. Mannaggia quello. Ah, è caduto. Oh, oh, si impalla, oh, mallea, si impalla, ah, ah, mi lasciano in pace. Non mi lasciano in pace. Sì. Più o meno ci siamo, più o meno. Dai, non ci sono. Sono sparita, vai via. Bellissimo, ce l'ho fatto, sì. No, 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 no. Mannaggia, ma questi non ce la fanno ad andare via. Ok. Allora, andiamo verso la missione. Beh, ok. Ok. Sono molto, molto a rischio. Infatti, appunto. Appunto. Mi diverto un po', dai. Mi diverto un po'. Mi faccio ammazzare prima. Cadi. Brutto infame. No, sbagliato. Andiamo, andiamo. Se andiamo di qua. Ma dai, ma questo cade sempre. Ma non ce la fa. Mi piace qualcosa. Dai. Andiamo sui tetti. No, sto sbagliando di nuovo direzione. Ma perché? Ma è impossibile. È una cosa impressionante. Non riesco ad orientarmi. Andiamo, ok. Questo punto è giusto. Se non mi ammazzo prima, appunto. Se non mi faccio sgamare in pieno, visto che sono abbastanza scoperta. Ok, di qua è giusto, in teoria. No, continua ad aumentare, mannaggia. Sto un po' impedita in questo momento, scusate. Sto giusta, sì. Andiamo. Dai che forse prima di domani riuscirò ad arrivare a destinazione. Mannaggia che si blocca. Poi di qua ce la faccio ad arrampicarmi lì. Ma dai, ma guarda te. Non ce la fa. No, ce la fa. Sta in palla pure lui. Bene. Oh, che bello. Sono riuscita. Ci sono riuscita. Mi piace. Ma dai. Una bandierina, prendiamola. Bellissima. Mi mancano un casino. Vabbè, ci proverò la prossima volta. Ok.
Dai, sono quasi. Ci sono quasi. Sì, sono arrivato a destinazione. Dai, Frank, è quasi finito. Staccate. Bravo. E il porto è finito. Mi è giunta voce della tua vittoria, Altair. Hai la mia gratitudine e la mia stima. Grazie. È un peccato che gli altri assassini continuino a portarti così poco rispetto. Ha mostrato il pugnale per dimostrare che ha ucciso l'amico. Rafik, non mi curo del giudizio altrui. Come vuoi, Altair, informa al Mualim della tua vittoria. Sono sicuro che avrà altro lavoro per te. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. Direi di concludere qua questo livello, questo episodio. E nel prossimo episodio andremo dal Mualim. Quindi, se vi siete persi gli altri gameplay, andateli a recuperare per non rimanere indietro. Quindi ci vediamo al prossimo gameplay.